Ravaglia, Bianchetti, anche su Gabbiadini, Valeri, Carnesecchi, Duitink prima di Afenaghian, Pichel allarga il gioco, Ser Nicola, ancora Afenaghian, accelera l'ex giallorosso, vince un rimpallo, poi va giù, non c'è fallo secondo l'arbitro. E allora può ripartire la Samp con questo lancio profondo. C'è Bianchetti in anticipo, allontana, riesce anche a tenere in campo la Cremonese. Afenaghian, posizione regolare, accelera Afenaghian, entra in aria tutto solo Afenaghian, palo pieno dei grigiorossi, non è finita, c'è Ser Nicola che prova a calciare e trova il gol del vantaggio al 95esimo, 3-2 Cremonese, clamoroso a Luigi Ferraris. I grigiorossi per la prima volta a due dal termine sono in vantaggio. Tutti ad abbracciare l'autore del gol, la Cremonese in vantaggio. Ora viene riportata la maglia a Ser Nicola che verrà ammonito, ma credo che poco importi in questo caso. 3-2 Cremonese. Doveri attende il 17 grigiorosso, gli stringe la mano anche abbastanza volentieri. Cremonese in vantaggio al 95esimo dopo il palo clamoroso di Afenaghian. Ser Nicola arriva sulla seconda palla, salta Amione, dà un bacino al palo e permette alla Cremonese di avvicinarsi alla seconda vittoria del suo campionato. La prende così Stankovic. Bellini parla con Doveri, ma non dovrebbe esserci nemmeno il check VAR in corso. Allora si gioca 3-2 Cremonese. Potrebbe arrivare la seconda vittoria in campionato per la squadra di Ballardini, che qui ci prende gusto. Ancora Afenaghian, stavolta viene fermato Pichel in anticipo, ancora Afenaghian, lui con Omu, va giù, c'è fallo, punizione blu cerchiata. Economo che ora intima a Felix Afenaghian di allontanarsi, arriva un giallo ciascuno. Doveri dice Afenaghian, Afenaghian, ho già ammonito lui e ho già ammonito te, usa la testa. Intanto i sette stanno per scadere, ma presumibilmente ci saranno almeno 60 secondi in più. Pichel, pallone allontanato, Amione, Rincon prova a partire, Pichel non è d'accordo, rimessa Samp, Murro voleva battere, Rincon non vuole sentire spiegazioni, palla in avanti. Sette di recupero sono ormai tramontati e la Cremonese non fa nient'altro che allontanare il pallone il più possibile. Ravaglia, lancio profondo, colpo di testa di Gabbiadini per Nuitink che ora sta facendo il centro avanti, la porta via Castagnetti, ancora Castagnetti, tiene palla, poi va da Afenaghian, prova ad accentrarsi, non c'è fallo secondo Doveri. Allora ultima chance probabilmente per la Sampdoria con Murru che lancia in profondità, ma è un pallone troppo innocuo per dar fastidio, la ributta in avanti l'ex Cagliari, poi ancora il pallone in avanti per Lammers, Ser Nicola spazza via, Pichel. Siamo già nel 99esimo e a questo punto l'arbitro fischia tre volte, la Cremonese batte 3-2 la Sampdoria, ottiene la seconda vittoria del suo campionato, si avvicina ai blu cerchiati inguaiandoli ulteriormente.
e chiaramente sportivamente sono disperati i giocatori della Samp, in vantaggio per due volte, poi raggiunti e superati. Allora ricordiamo anche i marcatori di questa sfida vinta, ricordiamo ancora 3-2 dalla Cremonese, prima Leris al quarto d'ora, pareggio di Ghiglione al 35esimo, Lammers al 66esimo, Logosvili all'85esimo, al 95esimo la rete decisiva di Sernicola per il definitivo 2-3. Vince la Cremonese, perde la Sampdoria. La nuova classifica a questo punto dice che la Cremonese si avvicina alla Sampdoria e anzi la supera, perché sono 16 i punti in campionato per i grigiorossi, ne ha 15 la Samp, 19 c'è il Verona, a 26 a meno 10 lo Spezia, prima squadra salva.